Barbarella osservava il 1130 bis, si dichiara l'articolo che definisce il rendiconto condominiale, ma poi se noi andiamo a leggere la sintesi che ha fatto il dottor Barella, che poi è una sintesi esaustiva di quello che l'articolo rappresenta, ben capiamo di cosa si componga davvero, ben poco capiamo di come si componga davvero il rendiconto condominiale. Perché? Alla base del rapporto tra amministratore e condominio c'è un rapporto di mandato, disciplinato dal codice civile come contratto di mandato. Il mandatario, al termine del mandato, rende il conto della gestione. Ecco perché il rendiconto si chiama rendiconto e non parliamo di bilancio. Ed era quello a cui accennava il dottor Barella prima. Rendere il conto della gestione non significa dire quanto ho speso e come l'ho ripartito, che è ciò che siamo abituati a vedere nell'ambito della contabilità condominiale pre-riforma e purtroppo, ahimè, ancora troppo spesso anche post-riforma. Ricordiamoci che un bilancio non conforme alle norme imperative, un rendiconto condominiale non conforme alle norme imperative, non consente il recupero dei crediti o consente l'opposizione al decreto ingiuntivo e magari anche l'ottenimento della sospensione dell'immediata esecutività, che è la vera tutela che sta alla base del recupero crediti del condominio. Quindi un amministratore che non si dota di un'assistenza professionale idonea a gestire la contabilità condominiale in maniera conforme alle norme imperative, che poi è la conformità che i revisori verificano, non ha soltanto una responsabilità professionale legata al non aver compiuto correttamente il suo operato, ma anche a possibili risarcimenti dei danni che questa condotta può portare con sé. Il 1130 bis dice come l'amministratore rende il conto della gestione. Se noi andiamo a leggere 1130 bis da solo, ci dice poco, dobbiamo leggere poi anche il 1130 e il 1129, perché nel 1129 sono elencati i motivi di revoca giudiziale dell'amministratore. E nei motivi di revoca giudiziale c'è il mancato rispetto delle norme fiscali, c'è l'omessa presentazione del rendiconto entro 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, c'è la confusione, intesa come nell'etimologia della parola, fondere con fuso, ma non confuso in termini di disordinato, la confusione dell'utilizzo del conto corrente condominiale con i conti di altri condomini o dell'amministratore stesso, quindi una forte attenzione ad una contabilità che si avvicina a quella aziendale, pur non essendola nei principi di ispirazione, ma che, se vogliamo, si avvicina anche alle contabilità di ispirazione anglosassone, dove il conto corrente è la matrice della contabilità e non i libri contabili. Nella nostra contabilità non è il conto corrente la matrice della contabilità, è una linea guida importante, ma i controlli sono fatti, quelli formali, sui libri contabili. Il conto corrente poi sarà correttamente riportato all'interno dei libri contabili. Nella contabilità condominiale il conto corrente diviene documento obbligatorio della matrice contabile. Dobbiamo ricordarci, noi che siamo abituati sempre ad analizzare il codice civile, le norme imperative, ci dimentichiamo che esistono le norme UNI, nel caso di specie la norma UNI 10801, che sono norme volontarie se non recepite dall'ordinamento del paese interno alla Comunità Europea, ma sono altresì delle norme di ispirazione anche della magistratura in assenza di altri riferimenti normativi, quindi rimangono sullo sfondo, rimangono delle norme di orientamento. Noi qui non troviamo il dettaglio dei costi, il dettaglio delle entrate. Qua ogni le voci di entrata e di uscita, ma le entrate e le uscite non sono i costi e le entrate del condominio, perché nelle entrate noi abbiamo le rate che ci siamo obbligati a versare, che non sono dei ricavi ma sono dei crediti, l'assemblea si obbliga a versare e quindi il condominio ha un credito nei confronti di ogni singolo condomino, poi però non sono ricavi in senso tecnico. Poi abbiamo i cartelloni pubblicitari, le antenne per i ripetitori, il fotovoltaico, lo scambio sul posto. Oggi il condominio ha una marea di componenti positive di reddito, che però il dottor Barella poi ci spiegherà come tratteremo fiscalmente, che vanno contabilizzate. La riforma del condominio non parla mai
di costi da ripartirsi con determinate tabelle, parlando di contabilità e non parlando di aspetti giuridici. Quindi quello che è la normale contabilità che siamo abituati a vedere nel condominio non è minimamente contemplata dal legislatore italiano. Lo dobbiamo andare a vedere la norma Uni, perché la norma Uni dice che la contabilità nella parte patrimoniale si tiene ripartita per centri di costo e centri di ricavo, quindi molto simile alla contabilità gestionale, non alla contabilità generale, distribuita in ordine cronologico all'interno di ogni categoria di spesa, quindi manutenzioni e la cronologia all'interno, ascensori e la cronologia all'interno, ogni centro di costo associato alla tabella millesimale di riferimento. Benissimo, questo è il costo che ho avuto e il riparto che ho attribuito. La nostra legge, però, legge, ci dice che noi dobbiamo fare una situazione contenente ogni informazione patrimoniale. I costruttori oggi non rilasciano garanzie reali, ma normalmente garanzie assicurative, e fanno delle polizze car postume per le decennali, per esempio, per le garanzie per gravi inizi e difetti di costruzione. E noi nelle contabilità aziendali le andremo a rilevare nei conti d'ordine. Sono garanzie prestate e ricevute, ed è un'informazione di natura patrimoniale, non propriamente detta, ma è un'informazione di natura patrimoniale. Qui il legislatore se ne lava le mani, perché dice che il rendiconto condominiale, e se pensiamo al concetto di rendiconto, non è sbagliato. Nel rendere il conto della gestione ti devo dire chi garantisce per te, nel rendere il conto della gestione ti devo dire che nonostante l'SRL che ha costruito il palazzo non sia più attiva, e tu hai un soggetto terzo che garantisce per te, e quindi è corretto che venga riportato l'informazione del genere, ma in una situazione patrimoniale molto simile allo stato patrimoniale che conosciamo. E questo fuga ogni dubbio sul fatto che la contabilità per principio di cassa non possa essere tenuta, ma solo ed esclusivamente per un principio di competenza molto rigido, peraltro. Nonostante, come dice il dottor Barella, c'è questo criterio misto che sì, che sì, sì.